Buon pomeriggio, bentornati ragazzi su Cinese TV, bentornati, siamo tornati con FIFA con la carriera di Mister Cino Maiellaro nella Roma, solo attaccante, non ci fa giocare nemmeno una cazzo di partita, sto maledetto allenatore, però riusciremo magari oggi con Benevento, vediamo, non se siete inserito nella rosa, io vi ringrazio. Sei stato gentilissimo. Allora, abbassiamo un po' la musichetta da internet. Ecco, sottofondo, lasciamo passina. Metto le cuffie. La mappa. Ok, io direi che così, più che bene. Allora, questa partita l'abbiamo vinta 1-0 col Benevento.
anche poco, direi, visto che è il Benevento, ma non per niente. Eccoci qua. Allora, intanto Rebic è premiato come giocatore del mese, ragazzi. E se magari riesco anche... Allora, facciamogli fare un po' di allenamento. Glielo faccio fare questa volta facile, perché non mi sta facendo giocare una partita che fosse una. Adesso non vorrei che magari troppo allenamento faccia, cioè influisse, insomma, su, influisca sul, sulla chiamata o meno in partita. Simuliamo tutto. Tanto siamo quasi arrivati al livello 70. Li sta crescendo il nostro cino. Vediamo se la prossima partita con l'Inter in campionato, magari. Forse mi ha convocato. Sei convocato, meno male, grazie a Dio. Quindi ci andiamo a giocare anche una bella partita. E ecco, quindi allora potrebbe essere, come dico io, che quando ti alleni poco ti fa giocare perché non sei stanco. Forse quando lo sfondo dice a me che non giochi perché sei stanco. A questo punto, che prima gli facevo tutti gli allenamenti difficili per farlo crescere forte, però probabilmente questa cosa non era... Vediamo, comunque vediamo una valutazione sempre del 42% in positivo, 6 milioni di euro la mia valutazione. Andiamo a vedere anche meglio gli obiettivi, non sono male. E la mia carriera, ecco, valgo 6 milioni dall'inizio, perché è positivo. Una forma 6,5, devo dire che non è male, male, male. E andiamo alla partita. Cioè che ho saltato, pensato, 5 partite, non mi ha fatto giocare sto maledetto. Adesso invece dovrebbe farmi giocare. Vedo che sono tutti un po'... Dove ho messo? Esterno sinistro. Personalizza che fa? Aspetta, non mi ricordo. Ah, cambiamo la sezione di posizione di gioco. Ecco, forse questo. Perché sai cosa? Forse l'audio l'ho tolto? Ok, sì. Perfetto. Allora, vediamo. Questo vorrei un po' più. Ecco qua. Perfetto. Giochiamo, vai. È buono, eh? Boom. Bam. Faccio sto piccolo allenamento. Oh, mamma mia. Aspettiamolo. Ora. Buono. Ah, è buono, è buono, è buono. Buono, di tuffo. Vedete? Magnifico. Si gioca dopo le chiacchiere della vigilia. Gara che promette di regalare spettacolo anche in campo, oltre che sulle tribune. Sfida che sta per cominciare. Mettetevi comodi. È disponibile nello store dello stadio. Tutte le taglie disponibili. Capito? Se volete comprare la maglietta. Non sono le condizioni ideali, no, ovviamente, adesso, per una partita di calcio. La neve, okay, potrebbe incidere. Ricordo che posso gestire solo il mio giocatore, ovviamente. Un riscaldamento particolarmente la palla. Accurato per i protagonisti. No, cominciamo già malissimo. Seguite, già malissimo. E non ve ne pentirete. Non so se avete visto già gli altri video. Ho avuto sempre un'ottima valutazione. Una cosa importante che devo ricordarmi è il fatto che devo mantenere la mia posizione. Questa sfida, e vedremo come l'avranno preparata i due allenatori. Sarà fondamentale. Magari non era proprio qui che volevo, però potrebbe cambiare tutto e regalarci. No, pure a questo qui. Questo qui. Vedete, devo coprire bene.
messo esterno sinistro, non so perché sto qua, comunque va bene, non mi sto trovando proprio. Ah, mi ha messo dietro? Allora non te... Ottima qui l'imbucata, palla dentro, occhio, tiro murato. Non ho capito... situazione, vabbè. Siete una merda, però ok. Dai, dai così, dai così, dai così. Buona, 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 buona. Io vado, cerco di... Gagliardini. Posizionarmi. Barella. Alla palla del vantaggio. Pronti via. Ed è già arrivato il primo gol del match. Grande partenza. Iniziamo alla grande, direi. Sin dall'inizio per provare. Alla grande, proprio. Formazione avversaria, un approccio che sembra aver funzionato. Alexis, ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro. 1-0. Anche non riesco proprio a capire niente, mi credete? Ridà indietro il pallone al compagno. Sanchez prova a aprire la difesa. Azione okay. Che finisce così. No, se ne stava andando. Se stava andando. Prova l'avanzata l'Inter. Capisce tutto il difensore. Ottimo intervento. Buona. Questa è stata buona. Izzo. Palla per Mkhitaryan. Intervento no. Efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Correa. Inter che prova a rendersi pericolosa con la circolazione. Ah, sapevo che dovevo coprire questo, lo sapevo io. Bravo. Spinto dal difensore. Aspettate, palla in out, okay. Sarà fallo laterale. Gagliardini. Di nuovo Lukaku. Palla allontanata dalla difesa, era un cross interessante. Ashley Young! La spazza via. Una coltre bianca con le squadre protagoniste del match odierno che si disputa sotto la neve, anche vagamente romantico, ma insomma quello che conta qui è soprattutto lo spettacolo. Che... occhio a Lukaku. Chiudilo. Applausi per il portiere, che parata! Valle 1, mi tengo la posizione. Palla verso il centro dell'area, palla che resta in zona pericolosa. Poi c'è il pallone giusto. Centra in pieno il difensore. La rimette dentro. Occhio a Sanchez. Grande numero. Fantastico. Mamma che numero. Si è preso i rischi. Intervento non facile sul terreno così. Buono. Ottimo passaggio. Occhio al Sharawi. Palla subito. Palla a scavalcare la difesa. Senza problemi. La difesa. Dai, dai, attaccalo. Torna, torna Gino. Correa. La velocità è aumentata, si vede che l'allenamento è servito. Ci sono novità sugli altri campi, andiamo a sentire. È stato fischiato un calcio di rigore per la formazione ospite. Il tentativo di trasformazione non è andato a buon fine. Ha calciato con il corpo troppo all'indietro. La palla si è impennata sopra la traversa. Non si sblocca il punteggio, sempre 0-0. Alla dietro, dai, chiaro. Grazie dunque per l'aggiornamento. Stefan El Shaarawy. Ah, ho sbagliato. La parte di Barella. Gagliardini. Ecco Lukaku. Barella. Sanchez. Il gol dell'Inter. Stava buscando proprio male. Ma non so, ma... c'è una squadra che non cosa, non mi trovo. Sono in una posizione che non mi ha mai messo. Ma sta facendo giocare in una posizione di merda, non mi trovo. Sono sempre stato centrocampista. A campo a disposizione. Non mi piace proprio come ho messo in campo oggi. Cioè non mi fa giocare da 4-5 partite e poi non mi metto pure una merda in campo. Ma non è proprio strunzo. Scusa. Può metterla da lì. Dai. Ci è arrivato il portiere. Devi infastidirlo, che devo fare? Splendida parata in tuffo. 2-0, porca troia. No. Occhio al tocco in mezzo. Para senza nessun problema. Mamma mia. Il portiere. È veramente. Dai, non stava. Ha
Alexis Sanchez. Ragazzi, con Leicester 3-0, è roba lì. Gagliardini. Sanchez prova bene la difesa. Non pareva proprio il pallone quello a me, non mi sembrava il pallone, però va bene. Per concludere la rete, ha sprecato malamente. Perché non fa piazza qua dietro se sta esterno sinistro? Prova l'avanzata l'Inter. Forse sto capendo male io. Ecco Gagliardini. Forse non era esterno sinistro allora, era terzino sinistro, ma quello stava in alto. Buona qui la lettura del difensore. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Presso la biglietteria dello stadio. Boh. Il pallone. Cazzo. Massimo piazzamento, ma Moruti è bene turnato, no? Frate. Visca. Stefano El Shaarawy. Ma come se ne va? Ma Cino, intuisce. Cino tira. Ottimo inserimento. Niente da fare. Ma Cino. Situazione abbastanza evidente. Ma come viaggia, signori? Ma che cos'è? Che cos'è? Qua, bravo. Lo gesti io, perché questo il computer è un poco scimmioloso. Dai. Girala un po', dai. Girala qua, vai. No, ma che culo che merda. Oh, buono. Il difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Arriva la novità di altri campi. Non è brutta chiamata, ma ha messa lui una merda. Io non lo capisco a questo. Il Cagliari. Cioè, boh. Si sblocca dunque il match 1-0 alla mezz'ora. La mette una schifezza e io ho sbagliato. Brozovic. Dai. Correa. Qua la devono correggere la cosa, che se io scivolo. Una partita magnifica, impreziosita da questi tre gol. È una partita a senso unico. Vedi, io sto esterno sinistro. Questo mi ha fatto. Con il numero 7, Alexis Sanchez. Recupera la palla con un buon intervento. Ho sbagliato io. Ma sono chiamato in un momento che non me la devo chiamare. Lukaku. Quindi ha messo gli esterni che devono scendere in pratica. Perciò c'è da, mi dice tornare. Ah, vedi. El Shaarawy. Ma che ne facciamo capire niente a chi sia. Occhio El Shaarawy. Cercano spazio. Dai, qua. Qua. Intercettato il passaggio e non era facile. Cambia il risultato a San Siro, subito Milano. Prima rete del match per il Milan. Risultato che torna dunque in parità. 1-1 al 36esimo. Perfetto, grazie. Correa. Barella. Si guarda intorno, vediamo se inventa qualcosa. Cioè, non è marcato, aiù. L'Inter oggi non vuole solo vincere, vuole stravincere. Direi che finora ci sta riuscendo alla grande. 4-0. Non abbiamo mai giocato così male, credo. Alexis Sanchez. Cioè, non è la mia chiamata questa sbagliata. È visto che scemo noi. Vabbè, qua sto sbagliando e credo sta a sinistra. Il pubblico di casa sembra quasi rassegnato. Che vede sta posizione, capito perché? Per come sta andando qua la partita? Hanno ben poco da festeggiare. Dovrei stare più sopra. Ma mi dici che deve stare sopra, va? Ma là almeno. Come gioca? Intervento deciso, concede solo la touche. Dalla subito, che ne è cosa tuoi, dai, su. I passaggi veloci, dai. Palla per Mkhitaryan. Nuovamente Mkhitaryan. Se ne può andare adesso. Strepitoso intervento di Handanovic. Corner battuto in mezzo. Ci pensa lui a spazzare via. Allora, o io ho una strana idea di come deve essere un esterno sinistro. Superato la linea laterale. Questa palla, dai. Che cazzo vuoi, dai. El Shaarawy.
Non è una brutta chiamata, è lui che la passa a merda, zio. Non ci siamo capiti, mi sa. Vai, Cristoforo Colombo. La gioca profonda Barella. Ottima la verticalizzazione. Palla sul palo. Il portiere si è drogato prima di venire a giocare. Hanno verticalizzato la perfezione. Io non lo so, tagliando in due la difesa con questo lancio filtrante. Ripartenza micidiale. L'attaccante si è presentato. Questa cazzo di palla, dai. E non ha sbagliato. Ha sfruttato la perfezione la chance che gli è capitata. Bravo. Ottimo intervento di Hitch. Mamma mia, gioca. Ma infatti aveva tutta la squadra giù, se avete visto all'inizio. La squadra era meno. Con questa era una buona punizione. Ma davvero? Distanza favorevole. Ma è serio? Bel tentativo, pallone che si spegne di poco al lato. Il tiro non ha preso l'effetto desiderato, altrimenti sarebbe stato gol sicuro. Ma come stiamo giocando male? Ma male, male, male. Lukaku. E con questo risultato inaspettato si chiude. Primo tempo andato. Cioè, io a questo punto, cioè, cacciami. Inter che dà il via al secondo tempo. Cacciami proprio. Hanno spezzato bene la trama qui. Non so come. Oh, ma basta, cazzi di palla, no? C'è la norma del vantaggio, attacca l'Inter. Lukaku. Prova l'avanzata l'Inter. Che chance clamorosa. Rallenta l'azione, non è finita. Ma lo sono ambriaco, veramente. Gli sono bastati pochi minuti per lasciare la sua impronta sul match. Mai cambio fu più azzeccato. Ci viene riproposto il replay dell'azione che ha portato al gol. Rivediamolo. Tutto è nato da questa palla recuperata grazie al pressing della squadra. Gioca male io, ma perché non mi trovo. Non mi sta facendo giocare dove devo giocare. Cioè. Non mi piace così. Non mi piace proprio. Non mi trovo. Ecco Gagliardini. Non è il mio, non la mia posizione, non è il mio. Ecco Correa. Arriva la segnalazione di fuori gioco, tutto fermo. Siamo in causa allo studio per gli aggiornamenti perché ha segnato qualcuno. È arrivata la seconda rete per il Cagliari. Punteggio che ora è sul 2-0 al minuto 51. Perfetto, grazie. Palla in out, sarà fallo laterale. Potrebbe andare al cross. D'Ambrosio. Skriniar. Non è possibile che ogni volta che fai... Cioè, guarda qua. Andiamo a fare una scivolata, Tegel, cioè, messimo piazzamento. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Sfugge qui al difensore. Brozovic. Occhio a Young. Serve Barella. Intervento ruvido ma efficace per recuperare il pallone. Grande tempestività di questo intervento. Colpo in casa Inter, si sono assicurati le prestazioni di questo giocatore molto interessante. Era quello che stavano cercando e sono riusciti a prenderlo. Un acquisto mirato. Correa. Allora interessante per Correa. Comodamente. È pessima partita. È pigliato un pallone. Sì, toglio. Pellegrini. Un colore alla bandiera, lo facciamo. Prosegue la sua azione. Palla recuperata dagli avversari. Brozovic. Barella. Occhio a Young. La gioca su Lukaku. Attenzione, occasione. Grande recupero in area. Allora, non azzeccano. Allora, non azzeccano una posizione, non azzeccano un passaggio, non pigliano una palla. Dalla passa sbagliano. Non lo so.
salta continuamente in posizione sbagliata, quando poi domani la metto, fammi capire. Sentiamo gli aggiornamenti dallo studio. Prima rete del match per il Napoli. Si sblocca dunque il match 1-0 quando siamo giunti al minuto 61. D'accordo, grazie. Tirato malissimo il pallone che finisce sul fondo. Ci sono sostituzioni da una parte e dall'altra. Ma cagna con la mamma. 15 Ashley Young in campo con il numero 2 Lukaku. Hakimi. Brozovic. Ecco Lukaku. Non può fallire, attenzione. Attenzione! Ma che meriglia è a camera, dice, torno là. Poi mentre torno là, beh, mi dici di andare di là. Ma si sta sfrangolando, secondo me. Perché sennò non si spiega, io. Non lo so, non sto capendo che sta succedendo, vi dico la verità. È scaturito di fatto il gol. È stato bravo qui a resistere all'attacco del difensore, a battere il portiere. Ma non ti puoi affidare, andate a fare un passaggio a difesa e sta rumenna a piedi, non dico che stanno facendo. No, ma io sto giocando male, ma tutta la squadra proprio, non abbiamo mai giocato così male, voglio. Cioè... Porca Majoral. Potrebbe crossare. Ma che palle che c'è girato. Il recupero di Alderweireld. Che è un passaggio filtrante, ma fa un passaggio del cazzo. Si segna altre partite, linea subito allo studio. Terzo gol per il Cagliari. Risultato che li vede avanti 3-1 quando siamo giunti al 66esimo. Grazie dunque per il tuo aggiornamento. Lukaku col tocco filtrante. E ci sarà dunque calcio di punizione da ottima posizione. Posizione interessante. È ottimo, veramente la posizione. No, la posizione è ottima. Lì. Gli dà straviva. L'allenatore dell'Inter con questo cambio esce dal campo con il numero 5 Roberto Gagliardini, entra con il numero 12 Stefano Sensi. Un vico FIFA diventa tossico, voglio. Con FIFA diventa tossico, c'è il cazzo da fa. Con FIFA diventa tossico da quando c'ho 10 anni su FIFA. Quando cazzo era? Correa. Avrà azzeccato un passaggio in tutto sto casino. L'appoggio per Sensi. Brozovic. Occasione per l'Inter. Dai. Palla in palo laterale. Gioca partita da dimenticare completamente. Lukaku. Barella. Spazio per il cross. Pallone invitante. Il tocco per Sensi. Occhio a Lukaku. Palla respinta dal difensore. C'è campo per la ripartenza. Borja Mayoral. Ma andiamo alla perde. Come dice a fa? Male qui il difensore nel recupero. Capito qual è il problema? D'Ambrosio. Brozovic. Non riesco a capire, sono esterno sinistra, ma perché già stacca sotto? Barella. Sensi. Continuano nel possesso palla quasi ipnotico nei confronti degli avversari. Potrebbe crossare. Si libera spazio. Buono il cross. Palla in rete. La regia ci mostra il replay del gol da un'altra inquadratura. Ha sfruttato bene l'assist all'indietro del compagno. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli tanto è ormai hanno fatto passare, voglio dire, no. Ottima visione. Cioè, non ha chiappo qui. Nulla di fatto qui. Il schema dice sempre torna, cioè, no, ma non si può chiedere la sostituzione. Richiedi sostituzione, sì. Cioè, vamo sostituiscimi. Mamma, non voglio più. Sono stati protagonisti che schifo. Decisamente positiva, è netto il divario. Mamma mia, oh. Una bella Inter, quella ammirata oggi, non è ancora finita, vero? Ma siamo ormai alle battute finali del match, con il risultato che pende nettamente dalla parte dei nerazzurri. Barella. Palla in verticale sull'attaccante. No, non è un po' pro club, se devo giocare così mi indosso.
un po' di pro club, va. Palla in attesa del momento giusto. Correa. Intervento ruvido ma efficace per recuperare il pallone. Ma sostituisci? C'è la touche, si riparte con la rimessa. Ma cammina in mezzo al campo, dai, assa fa. Dai. Ma simula. Sì, ok. Mamma mia. Che schifo di partita, io. Ma manco mi inserisci, ma vattene a fanculo, va. Vattene a fanculo. Cazzo allenatore, oh. Proviamocela un po' a pro club, va. Non bestemmia contro questi, va. Che te? Oh! Adesso è una magra, compa. Ah? Te, che stai combinando? Te. Te lo che te. Oh, bello. Non piace. Entro campissima. Pronto Bourdain. Vicino a un livello un po' più alto, eh. Pronti? Ci siamo? Guarda quando c'hanno i problemi, eh? Guarda quando c'hanno i problemi. Muovono. E va bella. Matta muovia. Sì. Attacca. Andiamo. No. TTV on OCNS. Are you TTV? Yes. Are you a streamer? Yes. Is it? That's nice. What's your stream? Is it Twitch or is it YouTube? Twitch. Twitch. Are you streaming now? No. Yeah. Alright, let's see.
Golden, can you choose? I want a striker, man. Give me a striker. Look at that. 85 strike. Come on. Give me the striker, man. No, sorry. Golden, what? Golden. Da stare attenti, ragazzi. E allora. Tutto pronto? Preparatevi a vivere 90 minuti di grande calcio. Un saluto a tutti i telespettatori da parte mia e di Stefano Nava, pronti a raccontare questa sfida. Match che promette di tenerci incollati davvero fino alla fine. Siamo pronti per assistere a un'altra partita che si preannuncia tutta da vivere fino al 90esimo. E speriamo che lo spettacolo offerto dalle due squadre in campo valga il prezzo. Questa cosa che non posso. Questa settimana. Attenzione qui a non perdere palla. Pass. Mancien. Già, fetta biscottata, mannaggia. Punta l'area. Possesso palla per gli avversari. Addio. Passa sta palla. Fattino. Può avanzare a spazio. Non un grande passaggio, in effetti. No. Offside. È arrivato. Suo fratello Babba. Ha visto la posizione irregolare. Sì. La linea era molto alta, abbastanza facile. Possesso perso. Attenzione all'intervento dell'arbitro, vediamo se estrae il cartellino. Arbitro che non vuole perdere subito il controllo della gara e lo dimostra in questo modo. Si vuole tenere le redini della gara, i giocatori dovranno stare molto attenti. Oh, vai da me. Chiusura perfetta, mangio, palla recuperata. Mangio. Oh. Occhio a questo errore. A metri per correre. Ci riprova. Buona la parata impresa da parte del portiere. Pallone regalato agli avversari. Controlla il possesso del pallone. Buona posizione. Anche qua dietro, anche qua, anche qua. Palla che esce, sarà corner. Occhio al cross in mezzo. Azione che sfuma. Viene fischiato qui fuori gioco, bravi difensori. Ed è for you, my friend. Occhio alla botta. You. Portiere che blocca il tiro. Bravo qui. No. Non riesco a tenerla. Here. Center, here. Ha spazio davanti a sé. Con questo gol e vedremo se avranno altri spazi per continuare a colpire. Non credo sia finita qui. Mi aspetto una reazione avversaria. Dovranno sudare se vogliono portare a casa la vittoria. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Intercetta il passaggio. Nasri. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Here. Ok. Respinge il difensore. Sorry. C'è il recupero del pallone. Vediamo cosa fa ora. Si lascia scappare l'uomo.
allontana il difensore su questo tiro. È più veloce Cino dall'altra parte che qua comunque. Sì, a livello 69 è più veloce che noi qua, che a livello 80 pass. Grazie. C'è spazio per andare. Attenzione, pericolo. Buona l'uscita del portiere sul cross. Entra in modo perfetto. No, Alberto, la magia per saltare l'avversario, imprevedibile. Un altro pallone in mezzo. Ma non l'angolo assorda il pallone, non era difficile. Pallone invitante. Occhio da lì. Ma come si fa a sprecare un'occasione così, Stefano? Stavo per farti la stessa domanda, sai, Pier. Devono essere più lucidi, più concreti sotto porta. Solo così possono sperare di arrivare al pareggio. Nasri. Mamma mia, Alberto. Ma come dava passi, Alberto? Ma chi dava passi, Alberto? Chi, Alberto, chi? Il portiere smette il pericolo. Tifosi che riprendono a incitare. Che c'è la palla, chi sia? Dopo il pericolo corso. Assurda. Hanno rischiato di prenderne un altro, eh. Non devono lasciarsi prendere dalla foga. Non mi sente. Ha spazio davanti a sé. Cerca il primo palo. Senza problemi. L'intervento comodo del portiere. Allora, qua. Che cazzo va? Lo vede? Dai, vai. Maggio. Viene chiuso. Boh. Vai, Alberto, va. Nasri. Tutti, Alberto, logo. Prova da casa. Passa, Alberto, però, frate. Mamma mia. Poi Costello, eh. Domanda tutti negli spogliatoi. Poi Costelli. Per il momento. Passi, 1-0. Pass. Yes, passi. L'arbitro dà il via alla seconda metà della gara. Peraltro. Italy. Possono trovare il gol del pari, attenzione. L'arbitro dice che il pallone è uscito, ci sarà rimessa. Dio. Occhio, c'è l'errore sul rilancio del portiere. Ottima lettura difensiva. Allora qui. Alberto. Ah. Prova. Sicuro, sì. Intervento del portiere. What's your color? Qual è il tuo? What's your color? Yes. Attenzione, pericolo. Comodo l'intervento del portiere. Può colpire da lì. Tiro il respinto. Vediamo cosa fa ora. Occhio al traversone. Ma no. Che dice di no. Recupera un po'. Aspetta. Intervento comodo del portiere che dice di no a questo tiro. Pronto, reattivo, eh? Non era una parata impegnativa, è vero, maestro? Torno io. Concentrato. Toni. Yes. La squadra avversaria riconquista il pallone. Ah. Riconquista il pallone con un buon intervento. Oh, Cinus e oh caca, no, ma basta, non c'ha fatto biscotta. Gran palla qui per il compagno. No, occhio al tiro. Madonna, per dire il gol del pareggio. La mette dentro e adesso è tutto in parità. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Certo. Tifosi che protestano contro la mancata concessione del penalty nell'occasione precedente. Efficace il possesso palla con una serie prolungata di scambi. No. Ok.
Palla recuperata in zona d'attacco, attenzione. È stato fermato dal difensore. Era buona però. It's good, eh? It's good. But... guadagna metri. E ovviamente qui succede il contrario. Occhio al pressing. Lettura perfetta e palla recuperata. Palla recuperata dagli avversari. Brutto passaggio e pallone regalato. Allarga il gioco sugli esterni. Tocco verticale interessante. Buono l'anticipo del difensore. La mette in mezzo con questo pallone. Portiere che sventa la conclusione senza particolari problemi. Li porta via bene il pallone. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Mamma mia. Palla spazzata via, poteva essere una buona occasione. Punta l'area. Buona l'intuizione qui. Questo poteva essere il gol del vantaggio. Mamma mia. Portiere che era una grossa, no. Il mio sbagliato, attenzione. Sembrava l'occasione giusta per trovare il vantaggio. We are so lucky, man. Bravo, bravo, qua. Ottimo recupero dell'avversaria. Nasri, occhio all'avanzata. Viene affrontato da un avversario. Passa sta cazzo di palla, Alberto. Hanno perso una buona occasione per portarsi in vantaggio. Toni. Riconquista il pallone con un buon tackle. Una, sai. Palla messa dentro. Bravo qui nell'interrompere tutto. Devono sfruttare questa occasione se vogliono trovare il gol partita. Grande tempestività di questo intervento. Possibilità di contropiede. Chiude alla grande il contropiede. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Guadagna metri. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Mancano pochi minuti alla fine. Partita che può ancora regalarci molto. Buona qui la lettura del difensore. C'è spazio per una ripartenza veloce. Intercetta un pallone pericolosissimo. Possono passare in vantaggio. Decisivo qui il tackle. Hanno spazio per andare in contropiede. È in buona posizione. 60 secondi da recuperare. Toni, ci provano ancora, non è finita, vogliono vincere. Non c'è più tempo, gara caratterizzata da grande equilibrio. Risultato in bilico, fino alla fine, poteva finire in qualsiasi... Usciamo, va. È meglio.
No, c'era un'altra, va. Ultima. The Danish philosopher Kierkegaard. Grazie. No, di qua sono tutti pronti. Attenzione. Che cosa è successo? Mamma mia. Our understanding is indeed inscrutable. Attenzione, si posiziona. Ah. Sta per iniziare, atmosfera splendida sugli spalti, speriamo che anche lo spettacolo sia all'altezza. Un saluto da Piero Gepardo e ovviamente dal mio compagno di avventura Stefano Nava, pronti a commentare una sfida ricca di spunti di interesse. Non vedo l'ora, Stefano. Spesso le amichevoli si rivelano più spettacolari e ricche di gol rispetto alle partite ufficiali. Magari sarà anche così oggi. Io lo spero vivamente. E possono ripartire. Si avvicina all'area, a metri, Andreoli. Gli sono che bestione per lasciare un missile terraria, gli è partito. Il cambio fu più azzeccato. Hanno aperto le marcature con questo gol 1-0. Italy. Dio. C'è il tocco sulla fascia. Perché? Perché yes. Pallone invitante. Spazzano via il pallone. Oh. Why? I'm the orange, and you? Chance per il cross. Oh, God. What? Pallone che esce, si riprenderà con un calcio d'angolo. Occhio al tiro della bandierina. Era più facile metterla che sbagliare da lì, è incredibile ma vero, ha commesso l'errore. Che dire, mamma mia, ha gettato al vento un'occasione d'oro, difficile che ne ricapitino altre così. Bravo qui a smarcarsi, palla allontanata. Perdono qui il possesso di palla. Buon movimento di squadra. Occhio da lì. Più che di parata del portiere, qui parlerei di occasione sprecata dall'attaccante. Assolutamente sì, Pier. Una palla gol gettata al vento. No. Buono il recupero. Possono ricominciare. Occhio all'avanzata. Può metterla in area. Non può sbagliare da lì. Avvio di match scoppiettante. Non siamo nemmeno a metà primo tempo e entrambe le squadre hanno già trovato il gol. Pareggiano i conti con questo gol. L'impressione è che ne vedremo degli altri. Per come si è messa la partita, c'è ancora molto da giocare. Un'entrata decisa e efficace.
Era fallo, ma c'è il vantaggio. Marin. Pallone regalato agli avversari. Suggerimento interessante. Attenzione, la palla è lì. E c'è il gol del vantaggio e buona parte del merito anche all'allenatore che ha azzeccato la sostituzione. Ha rischiato e per ora gli è andata bene. Il punteggio adesso è di 2-1. Buon possesso palla, cercando spazi. Intervento fondamentale in area di rigore. Tocco verticale interessante. Stoppa il pallone, può andare, pericolo. Si può andare. Lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Palla in out, ci sarà la touche, la rimessa laterale. Rimessa sprecata. Premia la corsa sulla fascia. Cross controllato, senza problemi. Palla messa in mezzo. Palla allontanata e pericolo scongiurato per la difesa. Ancora un'occasione dalla bandierina. La classe in mezzo cerca la testa di un compagno. Ha trovato un bellissimo gol di testa qui. Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3-2. Recupera la palla con un contrasto deciso, ma corretto. Può metterla in mezzo. Partono in contropiede. Posizione ideale. Poteva essere una buona ripartenza, l'hanno buttata via. Recuperano un pallone potenzialmente pericoloso. La gioca profonda, attenzione qui. Bravissimo qui il difensore che recupera. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Occhio all'avanzata. Comoda uscita del portiere. Pallone che torna agli avversari. Ma che ha passato? Non recuperare come indica il quarto uomo. Occhio al pallone filtrante. Prosegue la sua azione. Non è finita. Non riescono a tenerla. Arbitro che ferma il gioco. Si chiude il primo tempo. 3-2 fin qui. Primo tempo equilibrato. Che partita, signori. Spettacolo di emozioni divise equamente. Comincia ora il secondo tempo. Arriva l'intervento del direttore di gara. Bravo qui a smarcarsi. Intervento duro ma corretto. A metri per andare.
l'ultima posizione. E con questa rete si riportano in parità. Questo è un gol che merita di essere rivisto, da sottolineare la prontezza e l'esecuzione sul passaggio all'indietro del compagno. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Pareggio, fin qui giusto. Buona. Il pallone del vantaggio. No. E c'è il gol, si porta avanti con una rimonta incredibile. Male. Queste le immagini del gol, è arrivato al termine di un possesso palla prolungato. Ha poi calciato forte dalla media distanza, il portiere non ha avuto il tempo di intervenire. Palla girata sulla corsia. Tacco robusto. Ancora un passaggio perfetto. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Oh, ma che cazzo. Ha fermato un'azione che poteva diventare davvero pericolosa. Ottimo il recupero. Pallone gestito male e riconsegnato agli avversari. Il tocco del difensore e dunque calcio d'angolo. Corner in area. La difesa alla meglio e allontana il pallone. Vediamo cosa fa ora. Ha spazio per andare. Passa al centro. Cerca la rete. Ma una no. Impreziosita da questi tre gol. E con questo sono tre. Vedremo se si fermerà qui ora o se andrà avanti a farne altri. Non capita spesso di vedere 8 gol nella stessa partita. Oggi è così. 5-3 il punteggio. Possesso regalato qui. Ma no. Direttore di gara concede il vantaggio. Sembra la scelta giusta. Perdono palla banalmente. Vediamo cosa inventa ora. Sbaglia tutto. Pallone che finisce sul fondo. Ferma tutto il difensore, bravissimo qui. Può accorciare le distanze. Ha fermato tutto sul più bello. Ha deviato il pallone in out, concedendo la touche, la rimessa laterale. Marin. Occhio qui, può far male alla difesa. Provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Andreoli. Possono ripartire in contropiede. Ah, per i tifosi era rigore, come si può intuire facilmente dalle proteste. Un altro pallone in mezzo. Arriva il fischio dell'arbitro, sarà punizione. L'arbitro lo richiama, ma solo verbalmente. Sì, adesso dovrà stare molto attento. Ancora un quarto d'ora da giocare. Può ricevere una posizione interessante. Palla ancora in gioco. Ma che gol ha fatto! Non ci ha pensato due volte, ha fulminato alla grande il portiere. Siamo nelle fasi finali della gara, le cose non si sono messe bene per loro. Azione interessante questa, attenzione.
questo fallo l'arbitro ferma il gioco. Distanza notevole, potrebbe anche provarci da lì, stiamo a vedere. Intervento sicuro su una buona punizione. Possesso palla per gli avversari. Palla che esce, sarà fallo laterale. Lettura perfetta e palla recuperata. Prova da lontano, va con i pugni il portiere. Palla in out, sarà corner. Crossa nel mezzo. Hanno metri a disposizione. Attenzione, occasione. Tiro curato. Ottimo il pressing qui. Recupera un gran pallone nella metà campo avversaria. Sempre lui al posto giusto, respinge. Io dove sto? Continua la pressione, ancora calcio d'angolo. Occhio al corner. Azione interrotta. Tentativo di chiusura. Attenzione, può arrivare il secondo giallo qui. Grande. È un finale questo che difficilmente riserverà sorprese, visto lo squilibrio delle due squadre in campo. Pallone invitante. E siamo entrati dunque negli ultimi due minuti. La mette sulla corsa del compagno. Colpito il pallone dal difensore. Già, passano. Altri 120 secondi da giocare. Pallone gestito male e riconsegnato agli avversari. Dai, da. Poteva andare in porta, rischia il giallo qui, vediamo cosa decide. Game over, si chiude dunque game con over. La sconfitta della formazione ospite. Beh ragazzi, io direi che per oggi va bene così. Abbiamo giocato un pochino, un'oretta è passata. 7-0. Oh yeah. Ah, signori, io un po' vado al lavoro. Anzi, facciamo una cosa, prima di chiudere andiamo a aumentare un po' di cose. Allora, il livello totale 84. Allora, la velocità, voglio più velocità. Quindi questo, basta. Mi rimangono due tiri, due punti. Perché no? Beh, miglioriamo le intercettazioni. Beh, fatto questo, io vi saluto, vi ringrazio. E vi do appuntamento alla prossima live. State sintonizzati. Ciao belli, un bacione.